Bentornati, bentornati alle Geppe News, come ogni settimana e a quanto abbastanza rigorosamente, non me lo aspettavo neanche io, ma arriviamoci. A parte che non è ancora detto che esca questo video, perché sono senza internet, quindi potrebbe uscire anche martedì per quanto ne so. Comunque, iniziamo subito con le nostre news parlando di film con più incassi. Come penso molti di voi sapranno, fino al 2019 Avatar per ben 10 anni ha detenuto il titolo di film con più incassi del mondo, superando i 1.500.000.000, qualcosa del genere, fino a quando non è uscito Avengers Endgame. Ovviamente è stato uno dei film più attesi in assoluto e quindi ha senso dire che è stato comunque super apprezzato e super andato alla corsa verso i cinema per vederlo. Fino a quando in questa settimana in Cina è stato rimesso al cinema Avatar, così. Strategia di marketing, i cinesi volevano rivedersi Avatar su un maxi schermo di 150.000 pollici, non lo so. Fatto sta che una volta uscito Avengers Endgame e una volta che Avengers Endgame è diventato il film con più incassi del mondo, c'erano circa 7 milioni e 2 più o meno di distacco da Avatar a Avengers. Ecco, Avatar ha incassato 8 milioni e 9, quindi di conseguenza è tornato a essere il film con più incassi della storia, del mondo, del tutto. Quindi Disney, strategia di marketing, volevano avere un altro film, volevano avere quello per farne di nuovo parlare in vista dell'uscita il prossimo anno del sequel, non lo so, però nel dubbio hanno deciso di farlo tornare il film con più incassi del mondo. Poi, parlando di serie, abbiamo Apple TV Plus, che ci lancia questa nuova esclusiva in cui hanno appena firmato con l'azienda Pepsi per realizzare una docuserie di nome The Jet, che sarà una docuserie proprio sulla la storia di dell'azienda Pepsi, la nota acerrima nemica di Coca-Cola, se vogliamo metterla così, comunque dell'azienda produttrice della bibita comunque molto famosa. Niente, vedremo, docuserie, va bene. A quanto pare si pensa che Nvidia si stia preparando a interrompere la produzione dei chip SoC Tegra X1 Plus, ovvero i chip GPU che sono all'interno della Nintendo Switch. Questo potrebbe far pensare che si stia preparando a produrre un nuovo chip per Nintendo, per un eventuale Nintendo Switch Pro, per permettergli di girare in 4K sulle TV o roba del genere. Non lo so, però questo è quello che si dice, si parla. A quanto pare, ormai non è un mio video se non si parla di Snyder Cut. Ormai siamo alle porte, l'uscita è il 18 di marzo, quindi siamo molto molto vicini. A quanto pare, almeno per l'Italia, Sky si è presa l'esclusiva per il Day One. Quindi su Now TV e Sky Prima Fila sarà possibile acquistare per 3 euro lo Snyder Cut da vedere in anteprima. Poi il 20 marzo, quindi 2 giorni dopo, si potrà vedere alle 21.15 su Sky Cinema 1, immagino. Ci sarà un canale dedicato, questo qua non era specificato. Brava Sky, questa è un'ottima mossa di marketing. Prenditi nerd dalla tua parte, perché sai che tanto quelli lì i soldi li spendono. Brava, avrai i miei soldi. Poi parliamo di rumor sulle AirPods 3. AirPods 3 che a quanto pare sono uscite le prime foto, che apparentemente sembrerebbero nel case. Ciao cane, dimmi. Va bene, news col cane. Allora, apparentemente sembrerebbero simili, se non identiche, alle AirPods Pro dal lato del case. Poi semplicemente l'AirPod vero e proprio sarebbe praticamente senza il gommino per l'in-ear, quindi probabilmente, anzi quasi sicuramente, saranno senza la cancellazione del rumore e anche senza la modalità di trasparenza, essendo che comunque dovrebbero comunque rientrare su una fascia di prezzo più bassa e quindi comunque continuare a coesistere insieme alle AirPods Pro e alle AirPods Max. Boh, sì, io sinceramente non ne sentivo la necessità di fare un altro AirPods normale. Ieri, almeno per quando sto registrando il video, per voi comunque sabato o venerdì circa, Bethesda è finalmente e ufficialmente entrata a far parte dei possedimenti di Microsoft Xbox. Quindi è stata ufficializzata la cosa, comprata, perché comunque se ne è parlato tanti, tutti avevano già dato per scontato che faceva già parte. In realtà c'erano le contrattazioni, c'è stato l'acquisto, cose burocratiche che vanno verso l'infinito e oltre, e quindi ecco qua, è stata ufficialmente acquistata e non si sa ancora se effettivamente poi i prossimi titoli di Bethesda usciranno su le console della controparte, quindi per dire Sony, o no. Non è ancora detto. All'inizio hanno detto di sì, usciranno. Adesso si parla di forse alcune cose no. Non lo so. È tutto così, un mangia mangia. A me non tange alla fine, mal che vada gioco su Xbox. Asus, dopo aver rilasciato il 10 di marzo il nuovo Asus ROG Phone 5,
quindi il loro nuovo smartphone top di gamma, anche smartphone da gaming, ne abbiamo parlato nelle news di, mi sembra, 2 news fa, hanno rilasciato già a disposizione del pubblico loro stessi, quindi non è stata una cosa rubata dall'azienda o trafugata così, hanno rilasciato loro di loro spontanea volontà i kernel e i tool di bootloader dello smartphone per aiutare tutti i vari modder, tutti quelli che effettivamente campano di queste cose qua perché gli piace queste cose. Quindi bella mossa Asus, mi è piaciuta, perché alla fine stai rendendo disponibili dei dati tra virgolette sensibili dei tuoi prodotti a un'utenza che predilige la possibilità di fare queste cose qua proprio sui prodotti. Quindi ti stai prendendo una fetta di mercato di nicchia, ma comunque ti stai prendendo una fetta di mercato. Ottima, ottima mossa. Netflix ha rilasciato un teaser trailer della seconda parte della prima stagione di Lupin. La serie è uscita all'inizio di quest'anno, precisamente l'8 di gennaio. Chi non l'avesse visto, sono uscite, se non sbaglio, le prime 5 puntate. E devo dire, una serie veramente, veramente bella. Ha riscosso tante critiche, discussioni, tutto un po'. A me, sinceramente, è piaciuta. È piaciuta e hanno rilasciato il teaser della seconda parte della serie, che adesso non vi farò neanche vedere per il semplice fatto che se qualcuno di voi non l'ha vista, capirebbe già il finale del quinto episodio. Quindi non avrebbe senso per me mostrarvela e rovinarvi tutto. Io vi consiglio semplicemente di andarla effettivamente a vedere. Merita, merita tanto. Chiudiamo le news con i Razzie Award. I Razzie Award, che sono semplicemente i premi per i peggior film, gli anti-Oscar alla fine, ovvero le categorie sono le stesse degli Oscar, ma in versione brutto. Non c'è niente di strano, no. Va bene, i peggior film di quest'anno, almeno le nomination per i peggior film di quest'anno, sono 365 giorni, Absolute Proof, Dolittle, Fantasy Island e Music. Music, se non sbaglio, non è quello di Sia, non è il film di Sia. Sarei un po' cringiato così. Allora, poi abbiamo nomination per il peggior attore protagonista, Robert Downey Jr. in Dolittle, che sinceramente io ho visto Dolittle, non è un film bello, cioè non è un filmone di quelli wow, super wow. È carino, guardi una volta, poi te ne dimentichi. E devo dire che tra tutte le performance del film, devo dire che Robert Downey Jr. è stato secondo me il migliore del film. Quindi questa non la trovo molto sensata. Poi abbiamo Mike Lindell in Absolute Proof, Michele Morrone in 365 giorni, Adam Sandler in Ubi Halloween, film trashino, c'è da dire, è un film un po' trash, però è simpatico, è uscito per Halloween così, è tra l'altro prodotto da Netflix. Poi David Spade in La Missy Sbagliata. Poi abbiamo peggior attrice protagonista, comunque scusate, sto leggendo, ma purtroppo ci sono tanti nomi, tanti film, tante cose. Abbiamo Anne Hathaway, il suo ultimo desiderio è Le Streghe. Poi abbiamo Katie Holmes in The Boys, La Maledizione di Brahms e The Secret, La Forza di Sognare. Kate Hanson, Music. Abbiamo Lauren Lapkus, La Missy Sbagliata. Anna Maria Siekluka, 365 giorni. Chiedo scusa se sbaglio i cognomi, ma sono cose strane. Poi abbiamo la peggior attrice non protagonista, peggior attrice non protagonista abbiamo Glenn Close, Elijah America, Lucy Hall, Fantasy Island, Maggie Q, Fantasy Island, Kristen Wiig, Wonder Woman 1984, Maddie Ziegler, Music. Poi abbiamo il peggior attore non protagonista, abbiamo Chevy Chase in The Very Excellent Mr. Dundee, abbiamo Ruby Giuliani in Borat, seguito di film cinema, penso questo sia un errore di traduzione, non ho visto Borat quindi non so qual è il titolo preciso, cioè so che si chiama Borat e basta. Poi abbiamo Shia LaBeouf in The Tax Collector, Arnold Schwarzenegger in Iron Mask, Bruce Willis in Breach, Art Kill e Survive the Night. Poi, senza andare a parlare di tutti gli altri, parliamo ancora del categoria del peggior regista, abbiamo Charles Band in tutti e tre i film di Barbie e Kendra, Barbara Bialowos e Thomas Mendes in 365 giorni, Stephen Gunn in Dolittle, c'erano tutti con Dolittle, poverino, ma alla fine è un film per bambini, raga, dai, su via. Ron Howard in Elijah America, sia in Music. F. Tanto nel mio podcast avevamo parlato anche di questo film qua per il semplice fatto che avevano detto che, cioè, avevano ricevuto delle accuse per quanto causasse attacchi epilettici in questo film a chi effettivamente fosse affetto da attacchi epilettici, da epilessia. Ed è stata, se non sbaglio, anche denunciata sia per questo. Quindi ancora più F, cioè, non so che dire. Peggior sceneggiatura, chiudiamo con questo, con 365 giorni. Tutti e tre i film di Barbie e Kendra, Dolittle, Fantasy Island e Les Americans. Quindi va bene, i film sono
pochi, relativamente pochi, sono sempre gli stessi e il cast più o meno sempre di quei film lì, a parte un paio di eccezioni, quindi devo dire che beffe, cioè, su via, ci può anche stare fare i peggiori film o i migliori, cioè i migliori ok, ci sta, i peggiori è un senso goliardico, mettiamola così, non avrebbe senso sprecarci tanto tempo su. Poi a parte il fatto che non concordo completamente con tutte queste affermazioni. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Tra l'altro, bellissima la t-shirt che ho attualmente in questo video. Se non sapete da dove viene, guardatevi il video precedente, quello uscito venerdì. Io vi ringrazio, mi raccomando, trovate in descrizione Twitch, i miei social vari per venire a trovarmi. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace perché questo mi aiuta a portare avanti il progetto del canale, nuovi video tutte le settimane e anche farmi avere la voglia effettivamente di trovare nuove idee per nuovi video. Io vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!